Vero che tornare a giocare dopo che si era rassegnato a stare fuori un anno per squalifica è comunque un trionfo, ma non era certo questo il ritorno che sognava Possanzini. Poco meno di due mesi dopo l'ultima apparizione del 27 gennaio scorso, il capitano affonda con il suo Brescia, travolto 3-0 a Salerno. Alla Rechi i campani devono assolutamente vincere per tirarsi fuori dalla zona play-out. Soltanto un successo per i Granata nelle ultime 7 gare. Per questo Castori punta su un modulo offensivo, con Ciaramitaro trequartista dietro a Iunque di Napoli. Il Brescia vuole invece vincere per motivi opposti di classifica. Con i 3 punti Sonetti aggancerebbe il Livorno al terzo posto. In attacco è tridente inedito con Possanzini, Okaka e Caracciolo. La Salernitana, spinta dalla bolgia della Rechi, parte subito fortissimo. E al secondo minuto di Napoli, servito da un gran lancio di Pestrin, costringe alla prima parata Viviano con un diagonale mancino. I Granata sono scatenati, soprattutto Iunque molto attivo. E al quarto l'ex giocatore del Chievo va giù in area a contatto con Zambelli. Esplode la rabbia dei padroni di casa che chiedono il rigore per la spinta del difensore. Dondarini però fa proseguire. Il Brescia non sta a guardare, al decimo è Baronio su punizione a impegnare Berni. La squadra di Sonetti è viva e 4 minuti dopo Possanzini sfiora il gol con un bel sinistro al volo che esce di poco. Sarebbe stata una gioia incontenibile per il capitano, a segno l'ultima volta contro l'Empoli il 24 gennaio scorso. La partita è bellissima con continui capovolgimenti di fronte. Alla 14esima grandissima giocata di Junco che controlla in corsa un lancio dalle retrovie e va al tiro di destro. Bravissimo però anche Viviano che gli nega il gol respingendo in corner. Stimolato forse dal riscaldamento di Nassi a bordo campo, Okaka si sveglia e al 28esimo ha il tempo di prendere la mira col destro. Ma la sua conclusione sul primo palo è respinta da Berni. La Rechi continua a spingere la Salernitana, i ritmi sono altissimi. Al 33esimo Fatic sfiora un gran gol con una botta violenta di destro che fa tremare Viviano. I Granata meriterebbero il gol prima dell'intervallo. Nel recupero Guizzo da campione di Napoli che rientra da destra e fa partire un sinistro stupendo che colpisce in pieno la traversa. Il Brescia si salva e finisce il primo tempo. Nella ripresa c'è Nassi al posto di Okaka tra gli ospiti. Il secondo tempo però inizia nel modo peggiore per la squadra di Sonetti. Dopo meno di due minuti Ciaramitaro infatti trova il gol del vantaggio. Cross di Junco da sinistra, la palla sbatte sul corpo di Zoboli e finisce sui piedi di Ciaramitaro che scaraventa in rete. Esplode la Rechi, tutti i giocatori corrono ad abbracciare Castori, a testimoniare che il gruppo è unito e sta con l'allenatore. Il Brescia accusa il colpo, il tridente non funziona e bisogna aspettare il 13esimo per vedere un tiro degli ospiti. È Baroni ad avere sul destro la palla del pareggio, ma sul disimpegno impreciso di Soligo, il centrocampista spara alto di controbalzo. È soltanto una fiammata sporadica di un Brescia alle corde che subisce il raddoppio al 18esimo. Sul cross di Scarpa da destra, spettacolare tacco di Junco che buca Viviano. Dimenticato completamente dalla difesa, il migliore in campo tenuto in gioco da Martinez. E 2-0 per la Salernitana a sorpresa. Al 23esimo Junco però è sfortunato, si fa male, deve lasciare il posto a Marchese. La Salernitana non smette comunque di attaccare, Scarpa è una furia destra. Martinez è in affanno e lo mette giù al 28esimo. Dondarini stavolta non ha dubbi, assegna il rigore che di Napoli trasforma. Incredibile alla Rechi, Salernitana 3, Brescia 0. È un incubo per Sonetti e per i suoi ragazzi che però cercano almeno di salvare l'onore. E così alla mezz'ora sulla punizione di Baronio, Cardinale affossa Mareco in area e arriva il rigore anche per gli ospiti. Ma quando si è in una serata no, capita anche che Caracciolo si veda respingere il destro da un ottimo Berni che indovina l'angolo. La festa è completa per i Granata che scavalcano il Cittadella e si portano a un punto dalla salvezza. Il Brescia invece dopo il pareggio col Modena crolla in una gara in cui doveva scendere col coltello tra i denti per agganciare il Livorno che sarà ospite proprio dei Lombardi a Rigamonti domenica nella grande sfida tra deluse.